ha lavorato al fianco di imprenditori del calibro di Carlo Talamo, Max Brun e Giovanni Valla e ha contribuito alla leggenda di Numero 1 Milano. Tony Manetta è il protagonista del libro Una vita a Manetta, ma prima iscriviti al canale e attiva la campanella. Conosco Tony e capisco subito che è veramente ricco di cose da raccontare. Dopo un'adolescenza movimentata, in un'occasione particolare venni scoperto, tra virgolette, dal signor Carlo Talamo, che era in quel momento l'importatore di Harley Davidson in Italia. Da lì inizia un po' la mia storia fra motociclette e calcio. E avevo la fortuna di lavorare in Numero 1, che non era proprio solo un negozio di moto, era un luogo di aggregazione, era un posto dove la gente gli piaceva andare. Calciatori, personaggi famosi, cantanti emergenti. In un momento dove i soldi giravano un po' per tutti e dove Harley Davidson era poco conosciuto, ma era il prodotto di eccellenza di quel momento. Ho avuto la fortuna di lavorare, come dicevo, con imprenditori del livello di Carlo Talamo, Giovanni Valla, Max Brun. Un bel giorno mio marito mi dice: c'è Tony in ospedale, andiamo a trovarlo. E gli chiedo: Tony, ma quanto ne hai qua adesso? Mi dice: guarda Ale, dovrò stare fermo 6 mesi, 8 mesi, un anno. Andavo forte, però senza che mai nessuno avesse insegnato veramente ad andare bene in moto. Si andava forte perché tutti andavano forte in Numero 1 e tante volte ne ho pagate le conseguenze. E dico: ma Tony, mi ha detto, ma scusami, ma visto che sei fermo così per tanto tempo, perché non scrivi un libro della tua vita? Non avrei mai pensato di scrivere un libro. Quando me l'hanno proposto, sinceramente non ci credevo. Quando poi la proposta è diventata realtà, l'abbiamo scritto. Quindi io gli fornisco un quadernino nero, perché era chic nero, una penna, e lui mi dice: che ci faccio con questo quaderno? Scrivi, gli ho detto, scrivi, vai, scrivi, butta giù la tua vita, quello che raccontavi a me, buttalo giù, poi ci pensiamo noi. E così ci stringiamo la mano e inizia l'avventura. Un progetto che è stato realizzato da me e mia moglie insieme a Roberto Negrini, editore, insieme alla sua socia Daniela Clerici. La particolarità di questo libro è che non ha capitoli ma ha dei voli, perché il volo può essere un volo di vita, un volo in terra con la moto, come può succedere, un volo anche a volte di fantasia, un volo di sogni. Si è deciso di fare una cosa particolare e all'oggi posso dire unica nel mondo Harley, tra virgolette, moto, un libro fumetto. I fumetti li ha seguiti Lorenzo Nicoletti, un fumettista di Matera. Rivedere la mia vita sul libro illustrato fa molto piacere sicuramente. Ti fa pensare a quello che è stato, a quello che hai fatto, nel bene e nel male. È un libro che sicuramente parla non solo di moto, come hanno detto altre persone, ma è un racconto di vita. Momenti di passione, momenti di, a volte anche di tragedie, di perdite, di una persona che cade e si rialza in continuazione. Ultimamente sono ritornato nell'ambiente, la moto fa ancora parte della mia vita. Faccio un po' più fatica ad andarci perché sono distrutto fisicamente, ma il mio sogno è comunque poterci risalire ancora un giorno. Leggendo poi il libro, lasciamo libera interpretazione al lettore di decidere se realmente Tony Manetta è esistito o non è esistito. Prima è vero, prima si faceva rumore senza farsi vedere. Adesso ci si fa vedere, ma senza fare rumore.